All'Aquila, per sdrammatizzare, circola ormai questa battuta: in autunno non cadono solo le foglie dagli alberi, ma anche i balconi dagli alloggi post-sismici del progetto Case. Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria, del Corpo Forestale dello Stato e del NIPAF, in accordo con la Procura della Repubblica, a conferma di questo, hanno deciso di dare avvio la prossima settimana alla rimozione di tre balconi pericolanti nelle case di Cese di Preturo, dove sono stati posti sotto sequestro altri balconi e dove un'inchiesta giudiziaria, ancora alle battute iniziali, ipotizza difetti di costruzione e materiali scadenti. Un'inchiesta iniziata con il crollo di un balcone il 2 settembre 2014 e poi estesa a simili problematiche costruttive delle abitazioni realizzate nel post-terremoto per ospitare fino a 20.000 sfollati rimasti senza casa. Sui balconi crollati si è in attesa la fissazione dell'udienza preliminare dopo la richiesta avanzata già da diverso tempo dalla PM D'Avoglio nei riguardi di 29 persone, tra cui funzionari del comune, accusati a vario titolo di frode, truffa e danni dello Stato da 18 milioni di euro e falso. Intanto gli edifici sgomberati a Cese di Preturo, con gli sfollati costretti a un nuovo trasloco, sono diventati terra di nessuno, abbandonati al degrado e alle scorribande dei vandali. Oramai c'è l'attesa di solito tributata ad un grande evento per l'abbattimento del pericolante Palazzo del Benzinaio, all'incrocio tra via 20 Settembre e Corso Federico II all'Aquila. Demolizione decisa dal sindaco Massimo Cialente dopo il sisma del 30 ottobre, che aveva sfilato alcuni puntelli che reggevano la struttura fin dal terremoto del 2009. L'abbattimento, in realtà, ad opera delle ditte Gavioli e Polisini, era previsto per la giornata di ieri. Poi però sono emersi problemi per la rimozione dei cavi dell'energia elettrica e del telefono e soprattutto con i serbatoi sotterranei dell'ex pompa di benzina. È stato infatti necessario verificare l'avvenuta bonifica in quanto con l'abbattimento del palazzo la presenza di gas nei serbatoi potrebbe risultare pericolosa. Operazione in corso d'opera nella giornata di oggi. L'abbattimento durerà non più di una settimana, dopodiché potrà essere riaperta al traffico via 20 settembre con grande sollievo degli automobilisti aquilani. Al posto del vecchio palazzo degli anni 60, un nuovo edificio decisamente più resistente, di maggior pregio estetico e architettonico. Al nostro microfono, l'assessore alla ricostruzione, Pietro Di Stefano, evidenzia come questo intervento va inquadrato in una complessiva riqualificazione post-sismica dell'intera area della villa comunale. Questo ingresso sarà molto più bello perché questo fa parte di un piano di recupero che coinvolge sia questo palazzo che quello antistante su via Sant'Agostino e si estende fino al palazzo della provincia. Non saranno più questi palazzi che sono stati costruiti frutto dell'architettura di quegli anni, saranno palazzi, come dire, che richiamano un po' il razionalismo italiano, l'Aquila è molto premiata in questo. Il gruppo di progettazione è stato seguito da un bravissimo architetto, l'architetto Siola, lo studio Siola di Napoli, e vedrete che questo è anche un pezzo dell'Aquila che cambia, qui con il master plan della villa, dove ci sarà anche la scala mobile che sale dal parcheggio di Collemaggio. La riappropriazione di quegli spazi pubblici fino alla sala del Consiglio regionale, insomma, il Parco della Memoria su Piazza Le Paoli, questo diverrà veramente un contesto che si trasformerà radicalmente rispetto a quello che c'era prima. Con l'alzabandiera solenne e la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto vicario Giuseppe Guette e del comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, Rino De Vita, è cominciata all'Aquila il giorno dell'unità nazionale, giornata delle forze armate. All'ombra dell'altare del monumento ai caduti alla villa comunale, un picchetto armato composto da esercito, marina militare, carabinieri, guardia di finanza, polizia di stato, polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato e vigili del fuoco. Consegnata anche una bandiera nazionale agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Domenico Cotugno. Al nostro microfono il generale De Vito e il vice sindaco dell'Aquila Nicola Trifoggi ricordano il significato di questa commemorazione, il suo intento di rafforzare anche nelle giovani generazioni i sentimenti di unità, identità e coesione, soprattutto nei momenti più difficili. Sono i valori che accomunano le forze armate da tempo, che le hanno sempre guidati, sia per quanto riguarda l'impiego in ambito nazionale che per quanto riguarda il contesto internazionale. Ovviamente festa dell'unità nazionale, festa delle forze armate, onore alle forze armate e a tutte, allo impiego, ai loro familiari, onore a tutti i caduti per le forze armate. E oggi è la giornata dell'unità nazionale, che è un valore da preservare, da trasmettere, mai come in questo momento in cui la globalizzazione sta portando al disgregamento di
tanti valori in ogni parte del mondo e con dei tentativi purtroppo anche da noi. Nell'ambito dell'Abruzzo Open Day Winter, nella media valle della Terno da Fontecchio all'Aquila, si è svolta Castelli in Festa. Percorsi guidati nella natura, ma anche attività ludiche per far conoscere i luoghi più antichi dell'Aquilano. Il progetto Castelli in Festa è un progetto che abbiamo pensato per i borghi che dall'Aquila si muovono verso Fontecchio e ogni giorno abbiamo previsto attività sia nel capoluogo che nei borghi di questa bellissima vallata. Quindi e questo proprio per far conoscere a un pubblico molto più vasto che sia quello diciamo in Abruzzo ma soprattutto oltre i confini regionali un territorio bellissimo e ricchissimo di unicità e ricchezze. Ho proposto attività riguardanti l'escursionismo e questa mattina si è svolta l'attività del Nordic Walking da Campana a Stiffe con visita alle grotte di Stiffe e oggi pomeriggio abbiamo una bellissima attività pensata proprio per le famiglie, si chiama Piccoli Sherlock Holmes sulle tracce degli animali, è un'attività di indagine di un delitto che è avvenuto qui nella Valle della Terno in cui la cinghiala Setoletta Piggy è scomparsa dalla foresta e il detective Sherlock Holmes è stato chiamato proprio per indagare su questo delitto. I sospetti ricadono sul lupo Carletto, ma poi alla fine dell'indagine si scopre che il lupo Carletto non è proprio così colpevole. E ancora spettacoli teatrali, arrampicata sportiva Kids Lab e immancabile il trekking gastronomico. Stiamo portando avanti per i bambini un bellissimo corso di decorazione dei biscotti aspettando Halloween.